amici di Foot, oggi andremo a Licodia Eubea, dove ci stanno aspettando Alessandro e Lorenzo per farci vedere la città e per parlarci della rassegna del documentario della comunicazione archeologica, che è un festival che si tiene a Licodia, molto particolare e unico nel suo genere. E tra le strade di Licodia parleremo appunto di questa manifestazione, quindi seguiteci. Siamo arrivati a Licodia Eubea, ad accoglierci ci sono Alessandro e Lorenzo, che sono i direttori artistici della rassegna, il documentario. Che nome lungo, lo sappiamo benissimo. La rassegna del documentario della comunicazione archeologica che ha luogo proprio qua a Licodia Eubea. Più che una rassegna, questo è un festival, giusto? Sì, in realtà noi abbiamo cominciato 8 anni fa e ingenuamente l'abbiamo chiamato rassegna, senza renderci conto che quello che stavamo costruendo era un vero e proprio festival. Perché l'obiettivo è quello di comunicare il cinema archeologico, che non è soltanto il documentario, ma è proprio quel tipo di film che parla di archeologia, realizzato con una certa consapevolezza artistica, non soltanto divulgativa, e che qua in Sicilia fondamentalmente non è conosciuto per niente. Quindi da 8 anni a questa parte facciamo traghettare oltre lo stretto dei film che sono conosciuti magari in Europa o in altri continenti, ma che in gran parte dell'Italia sono praticamente sconosciuti, anche perché non abbiamo distribuzioni da questo punto di vista. Sono film di archeologia prevalentemente, film che riguardano i beni culturali, possono essere cortometraggi, lungometraggi, diciamo che non c'è il limite alla durata, però il tema è sempre quello dell'archeologia. E abbiamo scoperto questo bellissimo paesino che è Licodia Eubea 8 anni fa e abbiamo deciso di fare qui questo festival. È un paese che ha una lunga tradizione archeologica e soprattutto ha la presenza di un personaggio molto importante, il professore Antonino Di Vita, che qui per molti anni ha condotto degli studi e infatti a lui è stato dedicato il museo civico di questo paese. Questo paese ha tutti gli ingredienti per promuovere un festival che sia fuori dall'ordinario, che abbia una sua originalità, ma che comunque cerchi anche di promuovere un territorio, anche perché Licodia è archeologia. Chi si guarda intorno si accorge che ci sono almeno 5.000 anni di storia in questi vicoli, in queste colline. È archeologia perché ci sono tante persone che si dedicano all'archeologia sia dal punto di vista professionale che come interesse. Pensate, c'è un archeoclub di Licodia Eubea che è stato un po' la scintilla che ha dato il via a tutto questo e che ci ha chiesto proprio di organizzare questo festival, che esiste da più di 30 anni, forse uno dei più longevi. Spostati, dove siamo Ale? Ci siamo spostati in una piazza molto importante che si chiama Piazza Stefania Noce e dietro di noi c'è l'ex chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, che è il posto che ospita il nostro festival. È un posto speciale, lo sai? Perché dentro non è semplicemente una chiesa sconsacrata come ce ne sono tante da noi in Sicilia. È una vecchia chiesa che è stata riutilizzata in tantissimi modi diversi. È stata anche un archivio, pensa, e negli anni 70 è andata in fumo, letteralmente, perché è stata
vittima di un terremoto, e soltanto da pochi anni i volontari dell'Archeo Club l'hanno pulita interamente, l'hanno rifunzionalizzata e l'hanno trasformata in un contenitore di eventi culturali. Quest'idea di questo festival che unisce la passione per il video, per il cinema, all'amore per l'archeologia, perché tu sei un'archeologa, tu sei un videomaker, archeologo, insomma, raccontatemi. Ma è nata molto casualmente, proprio per il lavoro che facciamo, quello di produrre documentari. Io semplicemente cercavo un piccolo borgo in Sicilia dove poter girare delle scene di una docufiction. E abbiamo preso contatti con l'Archeo Club di Licodia per visitare il borgo. La fiction poi l'abbiamo girata da tutt'altra parte, però l'Archeo Club ci ha proposto: ma che ne pensate se uniamo le competenze di ognuno e facciamo una piccola rassegna? Il primo anno effettivamente fu brevissima, solamente un giorno. Dal secondo anno subito ci siamo lanciati, e addirittura il secondo anno, se ricordi Alessandro, abbiamo fatto un festival di 6 giorni. Quindi è stato tutto casuale, ma si sono unite, si sono incrociate tante cose che hanno fatto sì che competenze varie si mettessero assieme in un luogo che indubbiamente si presta per questo tipo di manifestazione. Sì, perché dicevo, l'archeologia trasuda un po' ovunque qua a Licodia Eubea. Il posto è bello, è autentico, la gente che vive in questo posto è gente bella, è gente che tiene alle proprie tradizioni, al proprio territorio, è gente che ama il luogo in cui vive. In che periodo si svolge questo festival? Quest'anno cadrà dal 18 al 21 di ottobre. Che parte della rassegna quest'anno è stata finanziata dalle persone che per 6 mesi ci hanno seguito in tour. Sì? Sì, abbiamo inventato un fundraising dal vivo. Siamo a Licodia Eubea Vecchia, sì, con il presidente dell'Archeo Club di Licodia, Giacomo Caruso, che ci ha dato una buonissima caramella. E dove siamo esattamente? Quindi Licodia Eubea Vecchia, la parte. Sì, siamo al borgo, quello che viene definito borgo. Stiamo facendo la via Santa Pau che porta direttamente poi al castello. Che succede qua? Si raccolgono fichi d'India, io non sono invitata. Ma sì, che certo, adesso se li vuoi te li posso pure, come si dice, montare, come si dice in italiano, si dice così, no? Giacomo, dove ci troviamo in questo momento? Allora, siamo proprio sulla sommità del Colle Castello, un castello che ha origini bizantine, quindi nasce intorno al VII-VIII secolo e poi nel corso dei secoli viene più volte rimaneggiato, trasformato, fino a quando poi viene distrutto dal terremoto del 1693 e non più ricostruito. Thank you.
1393, in pratica il castello viene ceduto, viene dato ai Santapau, che detengono il castello fino al 1618. La famiglia in pratica vive diverse tragedie, voglio ricordare ad esempio tipo quella della baronessa di Carini, di cui una delle più interessanti è di Aldonza Santapau, che viene strangolata dal marito. Un'altra figlia del principe di Butera, una certa Antonia, si suicida dopo la morte del marito, quindi come dire il castello vive una serie di drammi che sono veramente allucinanti. Ringraziamo Alessandro e Lorenzo per averci fatto fare questo tour di Licodia Eubea. Ricordatevi che ad ottobre, dal 18 al 21, c'è il festival della rassegna. No, non l'hai imparato, ancora non l'hai imparato. Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica di Licodia Eubea. Quindi mi raccomando, venite se avete tempo e grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. L'idea è quella che in un piccolo paese che apparentemente non ha attrattive, che apparentemente è lontano dai circuiti turistici, dalle grandi città, possa avere un evento che porta le persone qui, non solo da altre parti della Sicilia, ma dal resto dell'Italia e perché no, anche dal resto del mondo, dal resto degli altri continenti. Sembra ambizioso, ma in realtà un festival deve fare questo, deve promuovere i prodotti che vuole raccontare, ma anche il territorio in cui si svolge.